Come ultimo argomento per questa volta, vediamo la scultura nel periodo orientalizzante. L'influenza orientale nella scultura si manifestò con il cosiddetto stile dedalico, il cui nome deriva dal mitico artefice cretese Dedalo, la cui figura abbiamo ricordato nella prima lezione a proposito del palazzo di Cnosso e della tradizione del labirinto. Nella tradizione antica si fa risalire a Dedalo anche il processo creativo della prima statuaria, facendone l'inventore delle prime immagini vitali dell'uomo. Inoltre, è proprio a Creta che nel VII secolo comincia la produzione di statue di grandi dimensioni, le prime nell'arte greca. Ecco i motivi per cui gli studiosi moderni definiscono dedalica quest'arte. La definizione è quasi paradossale, in quanto queste statue sono tutt'altro che vitali. Infatti sono rigide e rigorosamente frontali, ma comunque riportano alcuni spunti naturalistici. Perciò con questo termine si è voluto sottolineare la novità di una fase stilistica che rompe del tutto con la fase dell'arte geometrica, in cui si raffiguravano immagini estremamente semplificate, quasi astratte. Inoltre dal bronzo si passa poi all'utilizzo del calcare e del marmo. A Creta gli artigiani lavoravano a fianco di maestranze fenicie emigrate e con apporti anche dall'arte egizia, e da qui il nuovo stile si diffuse nelle Cicladi e nella Grecia continentale. Inizialmente, quella che compare è l'immagine della figura femminile vestita, cioè la core, che doveva rappresentare divinità ed offerenti, che in seguito fu affiancata dal kuros, figura maschile nuda con fisico poderoso per indicare la figura eroica. Vedremo la prossima volta lo sviluppo di corai e kuroi, come si dice al plurale, tra il VI e V secolo. Inizialmente queste corai avevano teste un po' triangolari, con la parte superiore del cranio schiacciata, il volto appiattito, la fronte bassa, gli occhi affioranti e la capigliatura spiovente a gradoni, cioè con onde modellate in solchi paralleli orizzontali. Erano inoltre avvolte in lunghe tuniche che dava solidità al volume del corpo. Originariamente la maggior parte di queste sculture, come poi sarà anche nell'arte romana, erano colorate per renderle più vive, più realistiche. Il più antico documento di scultura monumentale greca è la cosiddetta Core di Nicandre. È alta 1,75 m, quindi altezza naturale, ed è realizzata in marmo di Naxos. Risale a circa il 650 a.C. e prende il nome da una fanciulla di Naxos che la dedicò alla dea Artemide, come dice l'iscrizione sul lato della figura, nell'Artemision di Delos, cioè il santuario dedicato ad Artemide, appunto, che era la dea sorella di Apollo, armata di arco e frecce con cui diffondeva morbi ed epidemie tra gli uomini e gli animali. Curiosamente, però, al tempo stesso, come Apollo, non era solo una dea distruttiva, perché poteva anche allontanare il male, curando e alleviando le sofferenze dei mortali. In modo particolare era protettrice dei giovani e dei piccoli animali, e divenne la dea delle gregge e della caccia. I romani la chiamarono Diana. Tornando alla scultura, vediamo che sembra quasi un pilastro, appare appiattita, rigida, simmetrica. Ogni lato è speculare a quello opposto. Si nota solo uno sporgere lievissimo dei seni e della cintura. È tutta avvolta dal peplo, l'antica veste femminile di lana, che si portava appunto stretta in vita da una cintura, e fermata sulla spalla destra con una fibula. Originariamente questa scultura doveva essere completata da una ricca policromia. Le braccia scendono lungo i fianchi. Vediamo ora invece una famosa statua, molto più piccola perché alta 75 cm, ma di alta qualità, molto più della Core di Nicandre, nonostante le misure più piccole e nonostante sia realizzata in pietra calcarea piuttosto che in marmo. Anche questa era colorata. È la famosa Dama di Auxerre, chiamata così perché ritrovata agli inizi del Novecento nei depositi del Museo archeologico di Auxerre in Francia, dove era arrivata per motivi di collezionismo. Oggi è invece al Louvre. L'origine è incerta, però dallo stile si può ricondurla alla scuola cretese di metà VII secolo, quindi è datata fra il 650 e il 600 a.C. Indossa anche lei il peplo e l'epiblema, una corta mantelletta che le donne portavano in epoca molto arcaica. Sulla parte anteriore del peplo, qua si vede molto poco, c'è inciso un ricamo a meandro che doveva spiccare con un colore diverso rispetto all'abito. Il corpo è quasi un cilindro da cui spuntano lunghi piedi, ma al di sopra della cintura sono ben evidenziati i seni, con notevole naturalismo. La capigliatura è quella tipica dello stile dedalico, scende sulle spalle con grosse trecce rigonfie ed incornicia la testa triangolare. Il volto, mutilo nella parte sinistra, mostra grandi occhi a mandorle e grandi labbra. Il braccio sinistro scende lungo il fianco.
mentre la mano destra, con le lunghissime dita, è appoggiata al petto in un gesto di preghiera o di offerta. Quindi è una statua cultuale, ma non si sa se sia una dea, sulla base delle dee orientali che si afferrano un seno, oppure una statua votiva rappresentante una fedele portata come offerta in un santuario, quindi come la core di Nicandre. In ogni caso, questo gesto delle braccia che varia porta anch'esso un notevole spunto naturalistico. La dama di Auxerre è molto al di sopra del livello medio delle statue dedaliche. Questa invece è un calco in gesso che ricostruisce l'originale policromia della statua, che si trova all'Università di Cambridge. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima!